sa parole qui sont inscrits dans les dalles en béton sur le, dans le jardin. Ci sono due simboli che sono incisi in due piastre di cemento nel giardino. E che tous les deux se réfèrent à l'arbre d'un côté, l'herbe de l'autre, à l'idée du recyclage complet. Ed entrambi, una la figura dell'albero, dall'altra quella dell'erba, si riferiscono all'idea di riciclaggio costante. Qui est un modèle magnifique, je vous montre la nature, un modèle de vie vers lequel possiblement la société pourrait se diriger. È un modello di vita che ci mostra la natura verso la quale possibilmente potrà dirigersi la società. Idealmente. Voilà le parti pris. Mais c'est en, faut attendre encore deux ans pour qu'on voit le sol de Puzzolane sera complètement couvert. Un jardin simple. Un giardino semplice, bisogna aspettare due anni e poi le parti appunto marroni saranno completamente ricoperte. Mais pour moi le plus beau jardin pour l'instant, c'est celui que la nature a fait toute seule sur les côtés. Allora, una espressione, no, apparentemente paradossale, no, ma coerente a tutto il suo pensiero è stata questa. Gilles ha detto che la vegetazione spontanea tutto attorno al Jardin Mandala, quindi no, questi cespugli alti, bassi, vedete intorno, quello è stato il capolavoro della natura. Perché lui è a questo che dedica una particolare attenzione. No, alla capacità della natura di svilupparsi, complessificarsi, autoregolarsi, creando quella biodiversità che purtroppo nel mondo diminuisce, ma che invece no, è sempre più necessaria. J'ai tenu conto del clima meteorologico di Turin avec une interrogation sur l'humidité de l'air pour certaines plantes. Come le Euphorbe caraceas. La domanda che gli è stata rivolta è se ha tenuto conto del clima e delle condizioni meteorologiche di Torino. Lui ha detto ma certamente, e in particolare dei livelli di umidità che servono in particolare per l'Euphorbia caracea. C'est une interrogation parce que ça peut les endommager. Ecco, sì. È un dubbio questo, no? Dubbio. Che l'umidità può danneggiare l'Euphorbia caraceas. On peut la voir ici, on peut la indiquer dedans. Elle est là-bas derrière. Ça c'est Euphorbia myrcinites, mais là-bas il y a le caraceas derrière. Oui, l'arrière. A priori les autres plantes ne devraient pas souffrir, enfin, normalement aucune ne devrait souffrir, mais il y a des interrogations. Sì, ecco, c'è qualche perplessità. Poi può chiedere se di qui a due anni si può rifare il percorso insieme a lui con tutta la crescita. Bene, allora se monsieur demanda si d'ici a deux ans on peut refaire ce parcours, cette promenade avec toi. Avec plaisir. Con piacere. Con piacere. E in effetti Gilles dice che nei suoi giardini lui ritorna periodicamente. Non è necessaria irrigazione, sì. Adesso noi a Torino bisogna dire che abbiamo avuto tanta di quella pioggia nel mese di aprile che... E non c'è pas di chimie, non c'è pas di pesticidi. E non, naturalmente non vanno usati pesticidi, non va usato niente di chimico. Sì. Ma nemmeno il concime, non è nemmeno necessario il concime, lo stallatico. No, che si usa normalmente nelle coltivazioni biologiche. Ce genre de jardin, on doit dépenser quelque chose, c'est la main-d'œuvre du jardinier. Mais c'est tout. Sì, questo giardino certo che richiede di fare qualche cosa, ma è la cura del giardiniere.
che richiede. Le temps passé, le temps du jardinier, ce que je viens de faire, voilà. C'est tout. Ma all'inizio poi, solo all'inizio, primi due anni. Oui, surtout all'inizio. Après, c'est beaucoup moins.